Beh, innanzitutto, buongiorno. Tutto Buongiorno. bene? Bene, tu come stai? Sì, bene, dai, tutto bene, tutto bene. Todo bien, todo bien. Allora, innanzitutto grazie mille perché, diciamo, conversare con un'azienda così importante come Herman Miller deve essere qua. Cioè, quando mi è capitato, io ringrazio tantissimo Federico, che è una persona che sta collaborando con me, perché quando lui ha detto, vabbè, proviamoci, al massimo ci dicono di no. Ci hanno detto di sì. Ok, va bene. Anche per noi, bene o male, è un grande piacere poter condividere a più persone quella che è l'azienda, perché tante volte non la conoscono e tanti background dell'azienda non si conoscono, quindi fa sempre piacere anche per noi. Beh, innanzitutto dai, cioè iniziamo, cioè, ad esempio, dove nasce l'azienda Herman Miller? Allora, quindi comincio col dire che Herman Miller innanzitutto non fu fondata da Herman Miller ed Herman Miller non lavorò mai per Herman Miller. In realtà, come iniziò, fu fondata da DJ Dupree, questo individuo che vediamo qua. E dunque, lui nel 1909 fu assunto da un'azienda chiamata la Star Michigan Furniture. Siamo in Michigan e lui era una persona particolarmente in gamba, tant'è che dopo 10 anni fece carriera e decise di andare a capo della Star Michigan Furniture. Dopodiché decise anche di acquistarla questa azienda, ma aveva chiaramente bisogno di alcuni fondi. Nel 1919 sposò Nesli Miller e decise di chiedere i fondi al suocero. Dopo questa concessione, insomma, decise di rinominare questa azienda in onore del suo suocero, che era appunto Herman Miller. Quindi, insomma, l'importanza di avere i giusti suoceri, È ecco. stato anche furbo allora. Molto stupido, infatti. Matrimonio e poi richiesta fondi. Dunque, cosa dire? La Star Michigan Furniture era un'azienda chiaramente completamente diversa da quella che oggi è Herman Miller. I mobili che rappresentava e che realizzava erano questi, quindi mobili in stile vittoriano, particolarmente pesanti, difficili da spostare, ma diciamo che era un po' la moda dell'epoca. Chiaro. Appunto, come ho detto, l'azienda si trova nel Michigan, che è un po' l'area in cui è la nostra Brianza, è l'area in cui c'erano tantissime aziende che producevano arredo e tutte producevano arredo in questo stile. E quindi, diciamo, una scossa arriva nel 29 con la Grande Depressione, con la crisi del 29, quando gran parte di queste aziende nel Michigan stava fallendo. E allora DJ Dupree, che comunque era un visionario, capisce che l'azienda deve cambiare rotta, ed è lì che dice, che decide di interessarsi e cercare altrove nuove idee, nel senso vorrebbe che l'azienda iniziasse una nuova rotta ed è per questo che lì va a cercare un nuovo designer, e in questo caso che appunto si chiama Gilbert Road. Ok, ma e cosa ha fatto quest'uomo all'interno? E diciamo che è grazie a questa collaborazione che poi nasce Herman Miller vera e propria. Allora, innanzitutto un piccolo background su Gilbert Road. Lui chi era? Era uno dei designer emergenti del tempo e lui era nato a New York e studiò arte e viaggiò durante tutto l'arco degli anni 20 in Europa. In Europa c'era chiaramente il Bauhaus e lo stile era diverso rispetto a quello vittoriano, quindi le linee erano semplici, c'era quello che viene definito lo stile moderno e decide di portare questo stile anche in America quando torna appunto a New York. Cosa fa? Lui si incontra con DJ Dupree e fa vedere alcuni dei suoi disegni, che sono questi. Come vedi, bene o male, questo arredo è completamente diverso rispetto a quello di prima. Sì, è una E svolta completa una proprio. svolta completa, sì. E soprattutto capisce che all'interno delle case
Il centro non doveva essere l'arredo, ma le persone. Ora le persone si stanno spostando in quegli anni dalla campagna alla città ed è ovvio che lo spazio non era come tutto quello delle case in campagna che avevano prima. Gli spazi si riducono ed è ovvio che l'arredo deve diventare funzionale. E allora cominciano a prodursi questi primi pezzi. Ora, questa è la prima manifestazione di arredo moderno, ecco. Una bella differenza rispetto a quello che c'era prima. Completamente, E ha preso sì. comunque spunto da tante cose, come hai detto tu, del Bauhaus, caspita. Totalmente, totalmente. Lui era costantemente influenzato da quello che era lo stile in Europa e quindi ha voluto, fu uno dei primi a portarlo in America, ecco, questo stile. Infatti, questa è una delle prime visualizzazioni di design moderno in America, grazie appunto a lui, a Gilbert Rode. E ecco, anche Herman Miller capisce che deve cambiare rotta. Ora, quindi, non si vende più dell'arredo, ma si vende un nuovo modo di vivere, nel senso, con dell'arredo funzionale che si può spostare, insomma, appunto, funzionale ai bisogni degli esseri umani. Purtroppo però Gilbert Rode ci lascia prematuramente nel 44 e quindi ancora G.G. Pri deve cercare nuovamente una nuova figura che troviamo in George George Nelson. Nelson. Ecco, George Nelson è un altro personaggio che a me incuriosisce veramente tanto perché cioè, ha avuto anche lui una visione molto aperta, non solo nei suoi progetti, ma anche andando a ricercare delle persone che non erano, diciamo, dei designer emergenti. Esattamente, esattamente. Infatti lui è un gran personaggio che anche lui ha dato una grossa svolta ad Herman Miller ed è grazie a lui che nascono le collaborazioni, come hai detto tu, con i designer del momento, assolutamente. E qui vediamo appunto George Nelson, stile Alberto Sordi, però ad ogni modo. Dunque anche lui, ci tengo a precisare che Herman Miller quello che ha sempre voluto fare è collaborare con i designer. Però ha voluto sempre che fossero esterni, nel senso quello che noi chiamiamo oggi un freelance, non l'ha mai voluto assumere proprio perché è facendo sì che questi designer, se stanno all'esterno, riescono a percepire quelli che sono i bisogni esterni della società. Nel momento in cui sei all'interno dell'azienda, non percepisci bene quello che sta cambiando e il cambiamento che dovrebbe adottare. E quindi assumono George Nelson come design director, però sempre rimanendo Sempre esterno. indipendente, ecco. E come si conoscono loro due? Allora, George Nelson, anche lui chiaramente aveva viaggiato moltissimo in Europa, era influenzato dallo stile moderno, appunto dai modernisti, e scrisse degli articoli su Life in cui faceva vedere un prodotto nuovo chiamato Storage Walls. Ora, cosa sono gli Storage Walls? Sono questi. Sostanzialmente sono dei divisori che sono un po' più spessi dei muri, ma meno degli armadi, e quindi viene meno l'utilità dell'armadio stesso, della cassettiera. Insomma, questo sembrava che andasse a risolvere i problemi di spazio che aveva identificato prima Rod. Ha Ed è fatto quindi. il classico lavoro di risoluzione di un problema e l'hanno visto immediatamente, praticamente. Assolutamente, assolutamente, che è un po' il principio al quale ci ispiriamo, ovvero risolvere il problema attraverso il design. E Esatto. sembrava che questo lo risolvesse perfettamente, tant'è che DJ Dupri decide di contattare George Nelson e lo assume appunto come design director nel 1945 e bisogna dire che nel primo periodo fu estremamente produttivo, realizzò fino a 77 pezzi che sono tuttora iconici, ecco. Sì, infatti, cioè basta sfogliare il catalogo infinito di Esatto, Herman Miller per vedere quello che ha fatto. esatto. Ed è sì. La cosa particolare di George Nelson è che lui non si concentrò solamente sulla produzione di arredo, ma aveva capito che era importante anche lavorare sul brand, sull'immagine dell'azienda. E infatti è grazie a lui che nascono i primi cataloghi. I primi cataloghi con i prezzi e con le misure, cose che prima non Non c'erano esistevano, assolutamente. esatto. Ma Esatto. anche il logo?
Anche il logo, esatto, lui per la prima volta realizzò questo logo con la M di Herman Miller e è tutto un lavoro di brand, appunto, che lui realizzò. Anche, non so, i primi showroom di Herman Miller nascono grazie a lui, o il rapporto con gli architetti, insomma, prima tutto questo non Non c'era. c'era. Lavora molto bene sull'immagine, ecco. E vabbè, chiaramente vi faccio vedere anche alcuni dei prodotti che ha realizzato. Sì. Ora, qui in basso a sinistra si vedono le bubble lamp, che fanno ancora parte del nostro portfolio Sì. dopo tutti questi anni. E tra l'altro io li ho visti in ambienti moderni e stanno benissimo tutt'oggi. E anche il Nelson Bench in alto a sinistra, quello era uno dei prodotti più venduti allora e c'è una storiella dietro a questo bench. Lui l'aveva realizzato posizionandolo nella sala d'aspetto del suo ufficio e voleva, l'ha realizzato appunto così, non ergonomico, insomma una panca sostanzialmente, proprio perché voleva che le persone non si soffermassero per troppo tempo nel loro ufficio. Insomma, No, e poi da lì vabbè, è l'ha stato lanciato nel mercato. praticamente reso scomodo perché la gente se Esatto. n'è andata. Sì, fatta apposta. Pensa a te. Beh, però diciamo che lui andava a risolvere dei problemi nella sua vita e poi li portava all'interno dell'azienda. Questa cosa è molto carina della panca. È vero, è vero, è vero, è vero. È un dettaglio che mi ha fatto ridere quando l'ho scoperto. Comunque, anche come venivano fotografati i prodotti, era qualcosa di molto Assurdo. È moderno, alla fine caspita. come vengono fotografati oggi. Sì, esatto, esattamente, È ancora esattamente. moderno. Sì. Infatti, cioè, è incredibile vedere queste fotografie e paragonarle ad oggi, non cambia molto, li hanno fatti in bianco e nero in alta definizione, risa. Esattamente, esattamente. È stata forse la coppia poi di Charter e Hills che hanno introdotto alcune cose diverse, tipo forse mi ricordo la fotografia in cui erano in moto, che c'era lo sfondo bianco, ma dietro c'era tipo tutte le parti sceniche e hanno tenuto tutto. È vero, sì. Tra l'altro, appunto, grazie a Nelson che nasce la collaborazione anche con gli IMS, Con gli IMS, che esatto. Com'è sì. nata? Com'è nata questa collaborazione? Com'è nata? Allora, anche lui appunto voleva far sì che l'azienda si aprisse a molte collaborazioni e scoprì appunto gli IMS semplicemente contattandoli. Perché? Allora, qual è la storia degli IMS? Innanzitutto loro come si sono conosciuti? Erano all'Accademia delle Arti in Cranbrook Academy. Esatto. Però lui era professore e lei studentessa. E quindi come si conoscono? Il MoMA sponsorizza una competizione, ecco, in cui i giovani designer dovevano realizzare dei nuovi prodotti. E allora loro due si sono messi assieme e hanno provato a realizzare una seduta, con un materiale mai utilizzato prima, che era il legno compensato. Loro, insomma, realizzano questo prototipo e vincono la competizione. Da lì in poi decidono di collaborare, chiaramente. E vogliono però affinare la loro tecnica del legno compensato e non riuscivano a realizzare la seduta che volevano effettivamente. La loro tecnica riescono ad affinarla quando gli viene chiesto di realizzare delle stecche in legno per i mutilati di guerra. Quindi loro realizzano centinaia e migliaia di stecche in legno con quel legno compensato e capiscono dove stavano sbagliando. Ovvero quella seduta che stavano cercando di realizzare era difficile realizzarla in un pezzo unico. È da lì che poi nasce la plywood chair, la conosciutissima plywood chair che vediamo qua in alto a sinistra. Sì, nata da degli errori praticamente fatti dalla coppia, quindi hanno migliorato, migliorato, migliorato fino ad arrivare a questo Quello, prodotto. assolutamente, assolutamente. Pazzesco. Pazzesco. E diciamo che loro, ecco, sono degli innovatori perché producono prodotti con dei materiali mai utilizzati, anche le classiche, appunto, sedute qua degli IMS in fibra di vetro, mai utilizzato, o anche quando introducono l'aluminium group dell'alluminio, insomma,
per la prima volta utilizzano dei prodotti, dei materiali metallizzati, però loro, ecco, esemplificano ai massimi quella che è appunto la ricerca di un problema e poi la risoluzione attraverso il design, perché questi prodotti alla fine erano economici, erano durevoli e potevano appunto essere utilizzati dai più. Sì. Quindi nasce quello che viene definito, ecco, lo stile IMS, anche se loro stessi dicevano: noi non abbiamo uno stile, quello che vogliamo fare è comunque ricercare e provare costantemente. E tant'è che una frase celebre di Charles Sims era: i dettagli non sono i dettagli, ma sono il prodotto stesso. Questo fa capire quanta ricerca ci fosse dietro Sì. ogni loro prodotto. Ma E così appunto nasce questa collaborazione con Herman Miller. infatti è veramente bello riuscire a vedere i loro prodotti e a vedere anche che da una seduta poi nasceva anche un'altra seduta. Magari tenevano una parte, poi facevano una sedia dondolo o la sedia da ufficio, utilizzando magari Assolutamente. le stesse cose. Ed era veramente bello vedere come si poteva variare il tema pur mantenendo determinati prodotti. E quello è stata veramente una cosa geniale. Geniale, assolutamente. Ma infatti, ecco, questo è il motivo per cui tutti questi prodotti vengono ancora venduti oggi. E adesso sono dei pezzi di design, nel senso la plywood chair è stata nominata come design of the century Sì, dal dal Times, sì, se non sbaglio l'hanno definita proprio la seduta più bella al mondo, non mi ricordo esattamente, però io mi Sì. immagino loro indaffarati a lavorare nel loro laboratorio per riuscire a crearla. La cosa bella è proprio quello che loro sono partiti dalla tecnologia per poi andare sul prodotto e non viceversa. Assolutamente, erano loro che si erano creati la macchina per modellare il legno e hanno fatto tantissime prove, nel senso anche la macchina hanno creato, quindi qui si capisce tutta la ricerca che facevano, C'era dietro, erano no, geniali. infatti su quello, guarda, ti dico, nel mondo del design ci sono designer davvero importantissimi, però loro sono stati l'unione di tante cose, perché spesso ti trovi dei designer molto importanti che magari presentano il foglio di carta e dicono: ok, voglio questo, e non si interessano della progettazione. Loro andavano fino in fondo, loro sapevano esattamente quanti viti ci volevano, quanto pesava quel prodotto, tutto, perché erano loro stessi che lo facevano. Questo Dall'inizio alla fine, esatto, e oggi è un po' più difficile sì. trovare una personalità del genere, ecco Però che. ti fa capire tante cose, nel senso, se ti siedi ad esempio sulla sedia a dondolo, capisci che cosa volevano trasmettere all'utente, perché davvero ti puoi rilassare, puoi posizionarti in qualsiasi modo ed è studiato perfettamente in tutti i minimi dettagli. Quello è. Totalmente, totalmente. Loro furono anche i primi ad applicare il concetto di ergonomia su una seduta, roba che prima non c'era mai stata. Ad esempio, questa, vabbè, la lounge e l'ottoman, è la prima seduta ergonomica. Vabbè, poi oggi è un pezzo iconico presente nelle case più iconiche, ecco. Sì. Però sì, quella è la prima manifestazione di design, di Esatto. ergonomia. Sì. E poi ti fa capire, ho dato un'occhiata un po' alla storia della Ottoman, ad esempio, e loro volevano volevano ispirarsi alle sedute, alle poltrone inglesi, però rendendole più semplici, quindi hanno proprio tolto, hanno tolto, fino ad arrivare a quel punto. Assolutamente. E ancora oggi, cioè, è una cosa incredibile da vedere. È incredibile, è Chi moderna. progetta una poltrona oggi si ispira sempre a quel tipo di Vero. poltrona. Vero, è vero, Quello è sì. incredibile come un progetto fatto in quegli anni sia ancora oggi attuale. Assolutamente. E nonostante appunto abbiano tolto, tolto. Stefano? Ci sono. Ok, no, perché? Ok, c'era il video in ritardo. Ah, Okay. ok. Pensavo stessi ancora parlando. No, No. se poi la registrazione salta, non ti preoccupare, metto lo schermo intero con le immagini che mi hai mandato e. Sì. Ok, va bene, grazie. E sì, appunto, dicevo che loro, pur avendo tagliato,
tolto materiale, nel senso, ancora oggi se compri questa seduta ti rimane per la vita. Sì, è qualcosa che praticamente tramandi di Sì. generazione in generazione. Infatti. Purtroppo mio nonno non ce l'aveva, se no sarei stata ben lieta di aver vissuto del genere. Beh, io una cosa su cui sono veramente innamorato e mi sa che la comprerò per mia figlia è la Elephant Chair, Sì, che è bello. un capolavoro assoluto. E Sì. la cosa incredibile è il fatto che l'abbiano studiata. In realtà non era in vendita in realtà, giusto? No, esatto, inizialmente no. Cioè, l'hanno fatta per la figlia, cioè per la figlia o per la nipote, e poi in un secondo momento. È assurdo, e oggi che cos'è quella Elephant Sì, Chair? no, infatti, un prodotto veramente assoluto, assoluto. Sì, assolutamente. E poi come prosegue la storia di Herman Miller? E allora, sì, Nelson, appunto, a parte produrre quei prodotti all'inizio, cerca sempre nuovi designer con cui collaborare. Quindi abbiamo detto Charles Ray Himes e decide anche di interessarsi ai tessuti. Ed è lì che trova la figura di Alexander Girard. Ok, io qui ti dico la verità, non ne so. Non ho Giusto. cercato informazioni apposta, quindi chi è? Che ruolo ha avuto quest'uomo all'interno dell'azienda? Allora, dunque, lui innanzitutto viene assunto nel 1952 a capo della divisione di Herman Miller chiamata Fabric and Textile. Sostanzialmente lui che cos'era? Anche lui di New York, tutti sono nati a New York, tra l'altro, un architetto ed un interior designer. Anche lui ha viaggiato parecchio all'estero, tant'è che si è anche laureato alla Royal School di Architettura a Roma. E sì, questa è una novità. E quindi cosa fa? Una volta entrato in America, appunto, viene assunto per Herman Miller nel 52 e assume la direzione di questa divisione che fino ad allora non aveva mai ricoperto un ruolo particolarmente importante, nel senso, fino ad allora i tessuti all'interno delle case o degli uffici erano spenti. E allora lui decide di cambiare completamente rotta e di dare una botta di colore all'interno delle case, degli uffici, di qualsiasi spazio. E allora all'inizio della sua carriera, ecco, questi sono degli esempi, insomma, colore, forme. E in realtà all'inizio della sua carriera cosa fa? Lui realizza prodotti, comunque, appunto, tessuti dalle linee geometriche, proprio perché era anche ispirato dalla sua carriera di architettura all'università. Siamo Quindi negli abbiamo anni 50, siamo 60. nei 50, dal 52 in poi, Ok. esatto, per i primi 5-6 anni realizza queste forme. Ma in realtà fino dagli anni 50, dal 52 al 60 fa queste forme, quindi non so, triangoli, quadrati, figure geometriche, ecco. Dopodiché si rende conto che voleva dare della vita agli spazi ed è lì che nascono le sue prime opere super colorate. Una delle sue frasi più celebri è: per portare gioia agli esseri umani devi farli vivere col colore. Ed è quello il motivo principale per cui appunto tutte le sue stoffe sono realizzate con questi colori estremamente accesi. Accesi, sì, molto forti, molto appariscenti, caspita. Sì. Tant'è che comunque oggi gran parte di questi tessuti fanno ancora parte della collezione di Maharam, che è un'azienda che produce tessuti appunto, e che fa parte del nostro gruppo di aziende. Ecco, questo lui appunto produceva questi tessuti colorati per rallegrare le vite all'interno degli uffici e delle case. Però, caspita, guardandoli è come, cioè, è subito riconoscibile praticamente. Sì, totalmente, Perché infatti totalmente. è qualcosa che, cioè, lo osservi e sai subito chi l'ha fatto, perché come ad esempio per Zadid o Karim Rashid, cioè sai subito che l'hanno fatto loro. Vero. È Sì. vero, è molto iconico, assolutamente, sì. E poi si vede, diciamo, il periodo storico. Era proprio in linea con quel periodo, caspita.
Sì, ma basta vedere anche questa immagine qua a sinistra, che era una pubblicità, e sì, è proprio in linea con quegli anni. Sì, infatti c'era diciamo un cambio diverso, se con Charles Reims c'era l'idea di fare qualcosa di ergonomico, ma funzionale, Sì. perché non c'erano decorazioni. Anche la Elephant Chair non ha decorazioni, non ha nulla, è fatto per una clientela, diciamo, piccola, però in questo caso si vede esattamente il periodo storico, caspita. E vabbè, anche nella fotografia dove c'è lui si vede proprio anche la sua ironia, perché se è È una vero, pubblicità è vuol dire che vero. era proprio Sì, pubblicata, è bello, sì, molto sì, molto interessante. ma infatti comunque, nel senso, i suoi tessuti hanno avuto particolare successo e gran parte dei tessuti sono andati sui prodotti anche degli IMSS, tipo la lounge, l'hanno ricoperta anche con i loro tessuti geometrici. Poi, ovvio, la lounge può essere ricoperta con qualsiasi tipologia di tessuto, però in quegli anni andava forte anche non solo ricoprirla con la pelle, o bianca o nera, ma con quei tessuti. Infatti, al salone di 2 anni fa, noi abbiamo esposto la lounge con quel tessuto a quadretti che si vede nell'immagine. Ah, Sì, ok. Beh, ma bella. incredibilmente potrebbero essere anche prodotti rari, cioè quelli dell'epoca, perché io li ho sempre visti color pelle, pelle naturale o bianco, però così, caspita, deve essere incredibile da vedere. Sono bellissimi, è vero, è vero. Pazzesco, pazzesco. E quindi l'azienda praticamente ha seguito un po', oltre al design, diciamo, allo stile assoluto, ha seguito la moda, quindi ha continuato a seguire la moda dell'epoca. Quindi adesso qua siamo negli anni 50-60 e poi si prosegue praticamente. Esatto, sì, ma anche perché anche la moda alla fine è un bisogno, nel senso i designer dovevano assecondare i bisogni della società, se la moda del tempo era quella, l'hanno appunto posizionata anche sui prodotti. Certo. Ma infatti è interessante perché sicuramente lui come interior designer avrà abbinato queste cose, magari anche la carta da parati, anche una serie di prodotti che magari non c'entravano nulla con l'azienda, però che potevano adattarsi ad altre cose. E quindi lui poteva dare un pacchetto a 360 gradi, cioè magari collaborava con un'azienda di carta da parati, dava lo stesso trama e poi inseriva i prodotti Herman Miller. In questo modo è come se la stanza dialogasse praticamente. Assolutamente, esatto, Sì, esatto. perché per magari a qualcuno a cui non piace questo stile, è facile dire, beh, non mi piace, ok, però visto con l'occhio di un designer, di un interior designer, questa cosa poteva essere tranquillamente sfruttata in questo modo e sicuramente l'ha sfruttata in questo modo. Esattamente, sì. Sì. Ha voluto assecondare appunto quelle che erano le mode. Sì, è ovvio, poi i gusti ci sono sempre stati, però questo era quello che andava. E soprattutto, ma non è solo un fatto di moda in realtà, perché poi anche queste forme, e questi colori, in realtà, fu lui il primo, a utilizzarli e lui ha lanciato la moda del momento. Ah. Quindi anche Sì, lì l'essere precursori. vuol dire che sì, ha presentato qualcosa che prima non c'era, come è stato nella moda quando è uscita la minigonna, ad esempio, che Bravo, è esattamente. stata uno shock incredibile che però poi è diventata una cosa pazzesca. Bello. Esatto. George Nelson c'era ancora, vero? George Nelson c'era ancora? Sì. Ok, 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 ok. E poi come ha continuato? L'azienda poi che strada ha preso? Ecco, è qui che appunto c'è un cambio, proprio perché tra le tante collaborazioni di George Nelson c'è anche quella con Robert Probst. Perché appunto in Herman Miller c'era questa divisione chiamata la Research Corporation, che era un gruppo di individui che doveva cercare quali fossero i problemi della società. E Robert Probst, ad esempio, lui non era un designer, ma era un ricercatore, aveva studiato ingegneria chimica e viene a far parte, viene assunto come per far parte della Herman Miller Research Corporation. Tra le ricerche che svolge, insomma, cerca di capire quali sono i problemi della società. Insomma, si interessa degli ospedali, si interessa dell'agricoltura, di qualsiasi cosa. In realtà,
suo focus è sempre stato l'ufficio. Perché? Qual era il problema della società di allora? Era finita la guerra, gli uffici stavano cambiando, stavano nascendo le prime, c'erano le prime macchine, c'erano i primi computer e diciamo che gli uffici di allora non vivevano una situazione positiva. Più o meno era questa, Era una situazione di confusionale. cambio, sì. Ecco, allora, porca miseria. Sì. E le opzioni che avevano le aziende erano due, o quella di spostarsi, però questo costava chiaramente, oppure quella di adattare gli spazi. Ed è qui che appunto interviene Probst, perché che cosa fa? Decide di dividere gli spazi per far sì che lo spazio sia più flessibile e più agevole. Nasce quindi. Lui fa nascere l'Action Office, siamo nel 64. L'Action Office 1 prevedeva appunto delle pareti divisorie, però l'1, l'Action Office 1, non ha tanto riscontro proprio perché queste pareti erano molto pesanti. Insomma, lo spazio non era più flessibile se facevi tantissima fatica a spostarle. Nel 68 nasce invece l'Action Office 2, che è appunto quello molto più flessibile. Le pareti sono molto più leggere e gli uffici possono cambiare gli spazi a seconda dei bisogni. E in realtà è qui che nasce. Cioè, che Herman Miller diventa Herman Miller, ovvero Herman Miller focalizzata sul settore ufficio, Ufficio. perché sì, cambia completamente il design di interni degli uffici ed è grazie a lui. L'Action Office fa sì che Herman Miller diventi un'azienda miliardaria, lui pure chiaramente, e cambiano tutti gli uffici. Ora, se pensi al classico ufficio americano, ma fino a qualche anno fa, c'erano questi cubicle, e sono stati utilizzati per anni, ma alcune aziende hanno ancora i cubicle, e il cubicle alla fine è l'Action Office, è un divisorio. Sì, chiaro. E sì, ed è grazie a lui che appunto Herman Miller da quel momento in poi si interessa al mondo dell'ufficio. Ora, a noi hanno fatto leggere questo libro appunto scritto da Robert Probst, The Office, A Facility Based on Change. Questo è un libro scritto nel 68 e stabilisce alcuni criteri degli uffici e io leggendolo ero estasiata dal constatare il fatto che tutti i concetti scritti sono del tutto attuali, del tipo l'importanza della collaborazione all'interno degli uffici. Ora, questa è una di quelle cose che promuoviamo costantemente con i nostri clienti, o l'importanza di muoversi, nel senso, lì le persone stavano tutto il giorno, magari la scrivania su una seduta scomoda, e non era una cosa positiva per il corpo. È lui anche a dire: è essenziale che le persone si muovano. E fu lui a creare, ad esempio, il primo desk standing, ovvero quello alto, di modo che le persone potessero sia lavorare da seduti che da in piedi. Insomma, tutti questi principi che in realtà dopo 50 anni sono ancora attuali. E sì, lui È diciamo che questo è stato uno di quelli. fondamentale, praticamente è stato il fondamentale per l'azienda. Anche perché guardando i divisori che hai mostrato prima, si vede come poi la gente che lo fa ancora oggi va a personalizzare il proprio spazio. È E vero. quindi è come se, diciamo, avesse uno spazio più intimo, pur essendo molto aperto. Assolutamente. Ed è molto bello vedere come il progetto. Cioè, un progetto fatto fino agli anni 50, primi anni 60, sia ancora oggi attuale, perché cioè, con il Covid praticamente cioè, la Eh già, situazione è eh questa. già. Ci stanno facendo delle richieste sulla realizzazione di questi sistemi ancora, quindi è ancora attuale. Sì, nulla di nuovo, nulla di nuovo. No, però è incredibile vedere come anche una sola persona o una sola azienda possa cambiare completamente il mercato, perché sicuramente, come hai detto tu, Herman Miller, cioè, è esplosa praticamente Totalmente. da quel momento in poi. Sì, da quel momento in poi tutti gli uffici avevano l'Action Office, Sì. tutti gli uffici del tempo Sì. e al Pazzesco. mondo.
anche perché davano un senso di ordine maggiore rispetto alla fotografia che mi avevi fatto vedere prima. Perché Assolutamente, assolutamente. oggi noi abbiamo tutto all'interno di un computer, ma una volta non avevi il computer, dovevi scrivere, avevi bisogno della macchina da scrivere, calcolatrice, c'era una calcolatrice gigante, quindi c'erano una serie di cose che occupavano tantissimo spazio e non. Sì, assolutamente, assolutamente. Oggi non ci si rende veramente, veramente conto di come sia cambiato. No, 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 ma anche in realtà tante, no, le mail non è che ci fossero, c'era la posta in entrata, erano le lettere tante Sì, volte. le lettere. Quindi, E poi dovevi conservare le lettere, quindi archivi giganteschi, oh perché sì. comunque non potevi buttarli via. No, no. Esatto, esatto. Sì, alla fine l'Action Office va a risolvere il problema che avevano con gli uffici del tempo, la confusione, problemi di spazio, e l'ha risolto brillantemente. Sì, no, ma infatti si vede. Poi, vabbè, il catalogo Herman Miller è gigantesco e tutti i pezzi, la cosa pazzesca vostra è che tutti i pezzi ci sono in 3D. Cioè, mi è ancora capitato di dover magari progettare un prodotto e, non lo so, ho uno spazio e devo rappresentare qualcosa con un prodotto valido. Caspita, sito internet Herman Miller, ci sono tutti i prodotti online e sono facilissimi da utilizzare. Sì, beh, per noi in realtà è essenziale proprio perché lavoriamo principalmente anche con gli studi di architettura. Se non gli diamo i CAD, i 3D file, sarebbe un problema, No, ecco, quindi sì. infatti. Poi, nel senso, io lo comprendo perché molte aziende hanno anche magari la paura di essere copiati, però, cioè, ormai si può dare anche la Ottoman, è talmente iconica, ci sono dei prodotti all'interno dell'azienda che sono talmente iconici che copiarli è semplicemente grottesco, cioè diventa Esatto. veramente imbarazzante poi anche per chi lo produce. Assolutamente d'accordo. Poi, ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato è la qualità. Perché spesso si vedono dei prodotti magari falsi, chiaramente, e poi li si confronta con quelli originali. Magari quelli originali hanno un costo gigantesco, ma non ci si rende conto di che cosa c'è dietro. Cioè, cioè, io ho visto il video della Ottoman, di come viene realizzato, e ci Sì. sono ancora gli artigiani che posizionano un foglio di legno uno sopra l'altro, tutto fatto in maniera artigianale. Assolutamente sì. Ci è chiaramente uno dei nostri cardini, la qualità chiaramente del prodotto. Herman Miller è conosciuta anche per la qualità del suo prodotto e oltre che, cioè, ma anche prima ancora di lanciare un prodotto nuovo, ci sono anni di investimenti e di ricerca, proprio perché una volta che lanciamo un prodotto è quello e deve rimanere per sempre. Nel senso, noi tanti dei nostri prodotti sono stati lanciati 50 anni fa e ancora li produciamo, non vanno fuori produzione perché è essenziale che siano duraturi. Ma anche quando, non so, le nostre sedute o qualsiasi cosa ha una garanzia molto lunga. Abbiamo 12 anni di garanzia. Questo fa capire il fatto che noi siamo certi della qualità che mettiamo sui prodotti. Quindi, Esatto. sì, la ricerca e la qualità è uno dei cardini. Sì, chiaro, chiaro. Ma infatti, ma si vede, cioè, si vede proprio anche provandoli che c'è qualcosa di diverso. C'è proprio una sensibilità sia nella progettazione che nella realizzazione che è completamente diversa da qualsiasi cosa. Assolutamente, Perché davvero, come assolutamente. dicevo prima, ci sono molte copie, però, cioè, basta confrontarle e prenderti conto che, cioè, proprio non c'è confronto. La No, qualità la è copia dopo proprio 2 anni si rompe poi. come esatto, il problema è quello, è proprio un'altra strada, caspita. Sì. Non avrebbe senso. No, esatto. E quindi quest'uomo geniale è riuscito praticamente a cambiare completamente le sorti dell'azienda, anche se stava andando bene, ma è Sì. riuscito a trovare una nicchia nel quale potevate lavorare tantissimo in realtà. Esattamente, esattamente. E da lì appunto nasce tutto il filone ufficio. Ora lui, props, si interessa degli uffici, con l'Action Office, ma parte integrante degli uffici cos'è? È la seduta. La seduta, E quindi sì. anche lì, abbiamo cercato di risolvere quello che era il problema di allora, ovvero
persone sedute su sedute scomode per tanto tempo. E è appunto un'altra delle nostre collaborazioni importanti è quella con Bill Stumpf. Ok. Anche lui faceva parte dell'Herman Miller Research Corporation e lui era un designer industriale invece. E cosa fa? Lui si interessa appunto delle sedute principalmente perché aveva capito che il problema era che le persone erano scomode a stare tutto il giorno. Quindi problema, soluzione, una nuova seduta. Una nuova seduta. Lui Esatto. Lui si focalizza tanto sul rapporto uomo-seduta, quindi cerca di raccoglie un tot di dati ortopedici, osserva proprio il movimento delle persone quando sono sedute, insomma, fa una ricerca immensa e stabilisce dei criteri secondo i quali tutte le sedute dovrebbero essere prodotte. E ora quali sono? Chiaramente, criterio numero uno, la seduta deve essere comoda. Criterio numero due, la seduta deve portare l'utente ad assumere una corretta postura. E il tre è chiaramente quello che la seduta deve potersi adattare a più corporature. Quindi, visti questi tre criteri, Herman Miller dice: bene, crea la seduta. Crea la seduta. Un primo tentativo è questo, questa seduta, la Ergon Chair. Ora, vabbè, Ergon chiaramente da ergonomia, che è appunto la scienza che studia il rapporto tra essere umano e ambiente. Diciamo che questa seduta all'inizio non viene vista bene, proprio perché è diversa rispetto alle altre. Fanno una buona campagna marketing e insomma viene poi accettata e viene venduta in buona misura. Ma in realtà la seduta che più rappresenta, che più risponde ai tre criteri è un'altra. E a breve te la faccio vedere, ma da cosa nasce questa seduta? Nasce da una collaborazione con questo individuo che è Don Chadwick. Quindi Bill Stumpf e Don Chadwick che si incontrano. Allora, anche lui, Don Chadwick, era un industrial designer. Lui studiò a Los Angeles e aveva un piccolo studio a Los Angeles dove creava i suoi pezzi. Bill Stumpf capì che era un buon osservatore, un buon ricercatore, allora appunto si mise assieme per creare quella seduta che risolvesse i problemi che aveva identificato. Cosa creano? L'Iron Chair. E ora, questa è una seduta creata nel 94, tuttora Tuttora prodotta e prodotta. tuttora prodotta e tuttora venduta in tutto il mondo e è iconica, ecco, se si pensa a un film c'era Aeron è diversa rispetto alle altre. Ora, anche lei all'inizio non era accettata bene perché ora di solito le sedute fino ad allora avevano una forma squadrata. Questa ha delle forme che seguono il corpo umano e già questo era diverso, però se all'inizio veniva vista un po' come troppo tecnica, pesante, nel momento in cui le persone si sedevano, capivano il comfort e poi da lì basta, è stata venduta e viene venduta costantemente. Ma anche il fatto stesso che fu la prima seduta ad avere una rete, noi la chiamiamo pellicle, non era mai stata prodotta una seduta con la rete. Ecco, il principio della rete qual è? Lascia traspirare l'aria. Prende la forma del corpo umano, è leggera, quindi diciamo che sono tutti principi che fanno sì che l'Aeron diventi quella che appunto oggi è conosciuta. Sì, diciamo che la prima che ci hai mostrato era molto interessante perché andava a risolvere una serie di problemi, ma lasciava una serie di problemi. Difatti la rete è molto bella da vedere, non solo dal punto di vista estetico, ma proprio anche per il fatto che sudi di meno. Oh Sudando sì. di meno hai meno problemi anche quando ti devi muovere, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, Assolutamente. questo ancora oggi è un prodotto rivoluzionario, eh.
che ancora oggi è un prodotto incredibile da vedere. Oh sì, ma infatti è quella che vendiamo di più, ad essere sincera. Sì. Tuttora è una delle sedute che vendiamo di più e questa è esposta al MoMA e anche lei ha vinto il premio come design del no, del Del decennio. decennio, sì, Esatto, sì. No, ma esatto. poi oltre all'ergonomia, cioè ci sono tante piccole cose che sembrano banali, ma di sicuro le hanno studiate anche solo, non so, una persona che arriva in giacca e cravatta e si siede su una cosa del genere, si toglie la giacca e la posiziona dietro. Dietro è fatta per non far cadere la giacca. Oltre ovviamente ad Esatto. appoggiarsi, non ti cade la giacca. Sono cavolate che in realtà di sicuro loro Vero. le hanno studiate tutte. Sì, tutte, È tutte, esattamente. quello, è quel, e poi Sì. anche l'usura delle ruote, se non ricordo male, che era stata studiata. Sì, ma guarda, ti dico, noi quando vendiamo una seduta non vediamo più clienti poi. Esatto, ma neanche gli uffici di ortopedia vedono più i vostri clienti, perché in realtà sono Esatto, estremamente comode e funzionali. ma è vero, ma sai che sono arrivati in showroom diversi clienti che ci hanno detto: io ho questo problema alla schiena, il dottore mi ha prescritto questa seduta. Ma quindi, non sto scherzando, ci sono dottori che prescrivono la Aeron Sì. e quindi Ma questo ha senso, guarda, ti dico, ha senso perché. Io avevo un caro amico, un designer, purtroppo è scomparso qualche anno fa, e anche lui mi diceva la stessa cosa. Lui aveva una seduta da ufficio Herman Miller e mi diceva: guarda, tu puoi spendere anche 100 euro per una seduta da ufficio, ma lo sentirai nel lungo periodo, andrà a farti male la schiena. Se prendi un prodotto di qualità, un prodotto Herman Miller, ti dura per tutta la vita, quindi tu fai un investimento sulla tua salute. sì, in assoluto, in assoluto. Questo è il motivo per cui cioè, nel senso, è uno dei principi e del motivo per cui spingiamo all'acquisto di una seduta ergonomica che ti dura per la vita. Sì, all'inizio magari dici, questa costa di più della seduta di IKEA, per forza, però una volta che acquisti questa, nel senso, non ti si vede più, ed Chiaro, è chiaro, vero, chiaro, chiaro. Ma sì. anche la qualità, i materiali di cui sono fatti per durare. È quella la cosa, cioè ci sono tanti. Il fatto è questo: un prodotto del genere costa tanto, sì, ma per quale motivo? Perché c'è uno studio dietro infinito, perché i materiali sono i migliori che esistano sul mercato, perché non hai problemi di schiena. Ci sono tanti particolari che guardandola non ti rendi conto, usandola, come hai detto prima. Ti rendi conto del valore, cioè il motivo per cui costa così tanto è per questo motivo. Però Sì, è incredibile questa cosa della poltrona che è stata somministrata come medicina. sì, perché se poi è un personaggio che magari sta seduto tanto tempo per lavoro, diventa effettivamente deleterio star seduti in maniera scorretta per tutto il giorno. Davvero, poi hai dei problemi alla schiena. Certo. Quindi è importantissimo avere una seduta ergonomica. Ma ora, banalmente, le persone pongono attenzione al materasso, chiaramente il materasso deve essere ergonomico, comodo perché ci dormo. Quante ore dormiamo a notte? 7, 8. Quante ore siamo seduti in ufficio? 7, Tantissimo, 8. Quindi è la stessa cosa. sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E senza parlare, vabbè, oltre all'aspetto, diciamo, estetico, perché la cosa bella di questi due designer è il fatto che comunque abbiano studiato sicuramente un 90% di funzionalità e Sì. un 10% di estetica, perché spesso troviamo magari dei prodotti che esteticamente sono bellissimi, poi li provi e c'è qualcosa che non va, Eh cioè già. sono solo belli da vedere praticamente. Assolutamente, sì. Sì. Questo Che poi questa seduta in realtà è diventata così iconica che sì, è tecnica effettivamente, però è così iconico il design che dici a me piace esteticamente, tanti lo fanno e quindi lì insomma la funzionalità va a sposare l'estetica. l'estetica, Poi, sì. oddio, i gusti sono sempre personali, Sì. però personalmente credo che in questo caso ci sia un riscontro tra funzionalità ed estetica. Esatto. Ma poi
cioè, non lo so, anche proprio la ricerca che è stata fatta, perché ad esempio nella fotografia di prima in bianco e nero c'è ad esempio uno schienale che, se non ricordo male, è fatto con una forma, cioè la parte proprio posteriore è fatta con una forma leggermente diversa, esatto, Sì. mentre questa invece ha uno schienale leggermente diverso, il che significa che comunque l'azienda continua a fare ricerca sullo stesso prodotto per andare a migliorarlo sempre di più. Quindi in realtà è un prodotto in divenire ed è molto interessante perché significa che l'azienda continua a produrre lo stesso prodotto, ma continua però a lavorare sui bisogni odierni del cliente, perché ad esempio adesso che ci sarà molto home working, significa che una seduta del genere verrà utilizzata ancora di più, magari in casa. Oh sì, ne stiamo vendendo tantissime in casa. Vedi? Nel caso della Aeron, sì, effettivamente è vero, l'azienda ha fatto molta ricerca e dopo 20 anni ha lanciato l'Aeron Remastered. Infatti l'altra non è più prodotta, la prima, ma perché semplicemente in 20 anni i materiali sono cambiati, anche l'impatto con l'ambiente deve essere ottimizzato e quindi appunto hanno creato questa Remastered mantenendo però il design iconico Certo, perché è conosciuta per quello. certo. Caspita, mi hai fatto venire in mente una cosa. C'è un'azienda che fa resine per i pavimenti e Sì. sono molto famosi perché loro, anche dopo 20 anni, tu prendi una moneta, provi a grattarla in terra e non si riga. Per Dai. quanto è fatta bene questa resina, praticamente sono stato nel loro ufficio e cosa è successo? Che alcune persone hanno delle poltrone, delle sedute da ufficio normali, diciamo Sì. non marchiate Herman Sì. Miller, e hanno il problema che a lungo andare si forma del nero in terra perché praticamente si usurano le ruote a Già. forza di utilizzarle. Non succede con la Herman Miller, il proprietario ha una seduta Herman Miller e non Ah. succede. Certo, magari dopo 20 anni le ruote si usurano, ma è anche normale che sia così, Ma però. Cambio il gomme. cambio ruote è molto semplice, nel senso togli e metti le nuove ruote, quindi Sì. anche lì non è una grossa cosa. Però vedi anche questa cosa di andare a sostituire le ruote, sono tutte cose che sono state studiate nei minimi particolari, perché io non avendola sono sicuro che ad esempio la vite che c'è sotto è una vite sinistra. Esatto. Cosa significa? Che quando tu la muovi in realtà non si sgancia. Praticamente si blocca ancora di più. E sono tutti piccoli particolari che, cioè, ti innamori poi di un prodotto. Non ce ne sono di storie. Cioè, niente, mi hai convinto, vado a comprarla. Va bene, dai, Assolutamente. Se ok. viene fuori il showroom verrai a provarla e da lì basta, ti innamori completamente. Va bene. E quindi questa, infatti, ho letto adesso che hai fatto quello che dicevi, Remaster 2016. Sì, E un'altra cosa, io ce n'è un'altra di cui sono follemente innamorato. Non so se è nelle prossime slide, però è quella di Yves Béhar. esatto. Ok, Cioè, sì. hai qualcosa? Sì? Allora, ho lui seduto sulla Va sale, bene, questa va bene. Va benissimo, va benissimo. Perché, sì. esatto, ad esempio, con chi sta collaborando oggi Herman Miller? Allora, sì, Herman Miller diciamo che mantiene il suo principio di avere sempre collaboratori esterni. Loro hanno la loro entità, quindi sono persone indipendenti, hanno studi indipendenti, però realizzano appunto dei pezzi per Herman Miller. Poi ognuno di loro ha ecco, una propria identità e un proprio stile. Parlando appunto di Sbiara, ad esempio, è interessante scoprire come nasce e quello che è diventato oggi. Sbiara, prima di lavorare per Herman Miller, non era conosciuto tanto, ecco. Aveva un piccolo studio a San Francisco e lavorava, era un product designer, è un product designer che lavorava alla realizzazione di pezzi. Herman Miller lo scopre e appunto decide di iniziare questa collaborazione. Inizialmente realizza ad esempio dei prodotti, aveva realizzato una lampada chiamata Leaf, però in realtà diventa estremamente famoso quando Herman Miller gli dice: "Ho bisogno di una nuova seduta e deve essere cost effective, proprio perché
Sì, Herman Miller è conosciuta per avere dei prodotti ergonomici, però cari. In realtà, quello che abbiamo voluto fare da un tot di anni a questa parte è anche interfacciarci con più segmenti del mercato, proprio per dare ai più la possibilità di avere una seduta ergonomica, una seduta di Herman Miller e anche cost effective. E SBA cosa fa? Crea quindi la prima seduta di Herman Miller a, tra virgolette, basso costo. Con questo non si va a indicare un fatto che non sia una seduta ergonomica, perché c'è la stessa ricerca che si metterebbe su un iron chair. La differenza qual è? Ha semplicemente tolto degli elementi, quindi togliendo poi ha comunque creato una seduta ergonomica, che è appunto la sail. È iconica perché, ad esempio, lui dal suo studio vedeva costantemente il Golden Gate Bridge e allora decide di prendere ispirazione da quello che vedeva e di metterlo sulla sedia. Infatti, lo schienale della sedia è iconico, è fatto da questi tensori, insomma, che ricordano appunto il ponte del Golden Gate, ecco. Veramente. Sì. E da lì basta, nasce questa collaborazione estremamente fruttuosa e in sviare quello che è oggi, ecco. E comunque, appunto, tutti hanno creato un loro prodotto. I 4People hanno appunto realizzato la King Chair. Studio 7.5 è uno studio con cui lavoriamo tantissimo. Ha creato recentemente una nuova seduta chiamata Cosm, che a differenza di tutte le altre è autoregolante. Quindi, nel momento in cui ti siedi, non hai regolazioni da sistemare, ma percepisce il tuo peso e sulla base del tuo peso si avrà poi la reclinazione dello schienale. È un Pazzesco. prodotto bellissimo. E insomma, quello che facciamo è appunto costantemente rivolgerci a designer esterni per capire quelle che sono le necessità della società, però quello che chiediamo sempre è che mantengano dei requisiti che Herman Miller ha e sono i nostri 10 design tenants, li chiamiamo, ecco. Bellissimo, bellissimo. E Comunque, sono questi. eccoci. Sostanzialmente, quello che succede è, noi sì, chiediamo al designer di portare la sua idea e la sua visione, però deve comunque poter rappresentare sempre quelli che sono i requisiti di Herman Miller, che sono questi, li dico velocemente. Vai. Vabbè, disegniamo per le persone, disegniamo per risolvere un problema, tutto deve essere relazionato al problema, non copiamo chiaramente. È evidente la qualità del nostro lavoro, che poi sono tutte cose che mi hanno detto oggi alla Sì, fine. infatti. Aspetta che ho questo. Ok, proteggiamo sempre l'ambiente, le persone vogliono effettivamente avere quello che creiamo, poi il prodotto dice Herman Miller, poi vogliamo creare sorpresa e questo è il modo in cui lo facciamo. Quindi quando il designer ha di fronte la creazione di un nuovo prodotto deve comunque osservare questi requisiti. Chiaro. No, infatti, cioè, sono tutti punti che sono estremamente importanti, sono quello su cui la maggior parte dei designer comunque punta per andare a realizzare un prodotto di qualità, Esatto. perché è questo il punto. Cioè, questi prodotti di cui abbiamo parlato sono tutti prodotti di qualità fatti per durare e in realtà potremmo citare tutti i prodotti, cioè tutti i punti, semplicemente citando un solo prodotto e potremmo prendere veramente tutti i punti e sarebbero perfetti, starebbero perfettamente bene. Pazzesco, Assolutamente. pazzesco, Assolutamente sì. pazzesco. Sì, è questo quello che continuiamo a fare e quello che continueremo a fare. Oggi Herman Miller si sta anche aprendo al mercato nuovamente dell'interior per case, per retail, e quindi abbiamo. Noi siamo in realtà un gruppo di aziende, abbiamo aziende che fanno soft sitting, aziende che fanno supporti tecnologici, non so, i bracci portamonitor, abbiamo appunto anche la Mara, insomma, comunque attraverso tutte queste aziende cerchiamo di realizzare prodotti che vadano a risolvere quelli che sono i problemi nella società. E,
E oggi è grazie anche a aziende come quella, come la NoteOne, che è una nostra azienda che realizza soft seating. Realizziamo anche prodotti sì per gli uffici, perché anche il soft seating è utilizzato negli uffici, ma anche da posizionare nelle case. E questa cosa in America è già presente, nel senso Herman Miller è già molto presente nelle case. Adesso stiamo avendo una spinta anche in Europa per appunto avere questi prodotti anche nelle case delle persone. E fortunatamente, vabbè, grazie al fatto che ci sia stato il Covid, ora tanti vogliono una seduta anche per casa e stiamo posizionando anche Infatti, le case. quello arriverà appunto, o magari verrà studiato un prodotto che possa adattarsi sia a lavorare in casa che ad essere magari utilizzata come seduta per mangiare praticamente. Perché magari molti non Esatto. hanno lo spazio per l'ufficio e quindi utilizzano il tavolo di casa praticamente. Esatto, esattamente. Sì. Stiamo facendo comunque dei pacchetti appunto perché l'ergonomia è importante mantenerla anche a casa, quindi ci stanno acquistando anche la scrivania elevabile, perché anche lì le persone, una volta che tu hai una scrivania elevabile in ufficio, capisci effettivamente il beneficio che te ne dà. E io quando lavoro da casa lo sento, ho bisogno di alzarmi ogni 2x3 e quindi sì, se, ci fa piacere vedere che è un concetto che sta entrando pian piano nelle case di tutti. Quello diciamo è un'evoluzione di un prodotto che io amo la follia, ma purtroppo è sparito, che è il tecnigrafo, che è lo Ah, strumento sì. per disegnare. Io ho imparato a disegnare con quello e purtroppo è sparito. Io vivo a Bologna, c'è un negozio di interior dove c'è la persona che progetta ancora col tecnigrafo. Mi sono fermato un giorno per fare due chiacchiere. Certo, Bellissimo, bellissimo veramente. fantastico. Comunque, grazie. Allora, per adesso grazie mille perché davvero è stato un viaggio, perché questo è stato un viaggio, credimi, è stato un viaggio bellissimo. Un grandissimo piacere anche Anche per per me. me e grazie a te per la possibilità. E ci teniamo sempre Sì. a essere presenti a cose del genere. Tu complimenti per il canale che hai e grazie per averci coinvolto. Grazie, grazie a te, grazie a te.